L'avvocato Francesco Nevoli, capogruppo del Movimento 5 Stelle all'interno del Consiglio Comunale di Taranto. Nel suo intervento ha ribadito per l'ennesima volta il punto fermo della chiusura, dello spegnimento delle fonti inquinanti e poi ha sollevato delle perplessità, dei dubbi su Mittal, perché in altre due città europee la condotta di Mittal dal punto di vista proprio ambientale non lascerebbe molta sicurezza, è un eufemismo, anzi creerebbe una certa perplessità e forti dubbi per la collettività ionica. Sì, ho fatto le ricerche che può fare qualunque cittadino digitando su Google ArcelorMittal, e che cosa è emerso? È emerso che nel 2012, tanto in Francia quanto in Bosnia Erzegovina, ArcelorMittal veniva accusata di non rispettare assolutamente l'ambiente, la normativa nazionale. Quindi noi diciamo che sicuramente ArcelorMittal non ha un curriculum meritevole di rispetto dal punto di vista. I precedenti non sono ben auguranti, per capirci. Tutt'altro, auguriamoci che non ci sia addirittura una recidiva, visto che lei mi ha qualificato come avvocato. Lo è. Mi permette di utilizzare anche un termine tecnico. Speriamo di non dover noi a distanza di anni dire ecco, stanno facendo quello che sostanzialmente hanno già fatto altrove. Noi che cosa riteniamo? Tra l'altro, anche leggendo quella che è la proposta di AIA, che è al momento allo studio, ci rendiamo conto che qui si tratta semplicemente di posticipare sempre di più l'adempimento di prescrizioni. Di rinvio in rinvio, un po' come nel diritto. Di rinvio in rinvio, arriviamo a alcune prescrizioni che dovrebbero essere adempiute addirittura nel 2023. E sostanzialmente noi che cosa facciamo? Continuiamo a morire sostanzialmente, le famiglie dei tamburi continueranno a raccogliere la polvere dai loro balconi e così via, quindi sostanzialmente non è cambiato niente, anzi la situazione è assolutamente peggiorata. Prima mi ho avuto la possibilità di ascoltare gli interventi dei colleghi consiglieri comunali di maggioranza, tutti sostanzialmente che fanno capo all'area del Partito Democratico. È sembrato quasi che loro prendessero le distanze da quella che è stata la linea poi del governo nazionale, cioè quella di far arrivare su Taranto 11 decreti uno dopo l'altro. Bene, io mi auguro che questo loro atteggiamento si tramuti in un qualcosa di concreto in Consiglio Comunale, perché quello che noi abbiamo sempre evidenziato... Beh, non sarà tanto facile, ci sono sempre le direttive dall'alto del partito. E da Bari in su magari, da Bari in su, le direttive che provengono da Bari e anche oltre. Ebbene, Bari comanda Taranto, quindi su questo è scontato, no? Bari ha commissariato Taranto, ecco. Bari ha commissariato Taranto, credo che questa sia la definizione più corretta da utilizzare. Taranto provincia di Bari potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea, magari ci sta lavorando il vice sindaco De Franchi su questo, che è persona di estrema fiducia del governatore Michele Emiliano. Quello che volevo evidenziare prima allora è questo: la politica, il governo nazionale ha pensato soltanto a Taranto come una città che determina il valore del PIL nazionale. Taranto reclama attenzione per quanto riguarda la salute, ora più che mai, perché la situazione è assolutamente insostenibile. Voglio sperare che la maggioranza, il sindaco e la maggioranza che lo sostiene prendano effettivamente a cuore questa problematica una volta per tutte, perché in passato non l'è mai stato, anzi il sindaco Stefano ringraziava il governo nazionale dell'interesse che tributava a Taranto.